Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Che bello ritrovare a Sanremo, le vibrazioni, ciao ragazzi! Ciao, ben ritrovate a tutti voi! Ben ritrovati, allora una canzone veramente molto molto bella, una bella ballata, sì l'ho sentita, è molto emozionato, bella, bene, complimenti! Mi fa piacere, grazie! Come è nato questo pezzo, magari vogliamo spiegarlo un po' agli ascoltatori? Ma perché spiegare cose così, cioè voglio dire, perché svelare? No, lo so che bisogna sentire, però vogliono sapere il vostro commento! Com'è nata? La canzone quando? Nasce da una domanda: dov'è? Dov'è? La gioia dov'è? Che di questi tempi di gioia proprio. E la soluzione sta alla fine della canzone. C'è una frase che indica la soluzione. Vero, Fra? Un po' attonito, Fra, in questo momento. Ti piace? Aspetta che chiedo a un cameraman, tu cosa ne pensi, scusa? Al nostro Paolo, d'accordo? No, perché è giusto, perché non è che esistono qua solo questi artisti qui che dicono cose... Che dicono cose... No? Secondo me invece... C'è qualcuno che però ha contato tutte le volte che cantate dov'è? Trentina all'incirca. Sì, è un altro, infatti, ed è stato sempre lui il cameraman, lui. Per il nostro Paolo. Invece parliamo della serata di giovedì. Avete stupito un po' tutti, avete scelto una canzone di Anna Oxa da cantare con Canova. Sì, io vi hanno detto così. Io sono fuori dal tempo e non capisco niente. Non ci credo che non avete fatto le prove. Scherzo. Anna Oxa, sì, bello, un brano pazzesco. Quindi ma sto attonito, si sta chiedendo, ma veramente sta dicendo queste cose, Fra? Vero? Sì, affascinato, sì. Dalla Maria di Cazzano. Emancipato da noi parte alla grande. Devi sapere che in furgone c'è sempre la... Tra di noi c'è sempre, mi raccomando, interviste serie. Esatto. Scusate, avete un promemoria bellissimo, perché non lo rispettate? Però qua siamo tre amici. Sai cos'è? Che diciamo sempre le stesse cose. No, però a noi serve un commento anche per giovedì. Quindi lo facciamo dopo, dai. Va bene. Allora, giovedì partiamo dal fatto che c'è il maestro Vessicchio che ha fatto un'orchestrazione fantastica che posso svelare, secondo me, tra Jesus Christ Superstar e gli Yes. Proprio così. Che associazione. Poi abbiamo come ospiti Canova, che sono una band milanese che amiamo, sono amici. Fortissimi. Una band, con cui parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo fatto delle prove bellissime, in un'ora, via, subito fatto, via, prove fatte. Bravo. Stesso linguaggio, prove, vengono dalla... Hanno fatto un po' il nostro stesso percorso. Che sta andando benissimo, non interrompe, vai, va bene. E poi basta, non so più niente. Vabbè. No, come? Allora, tutto il popolo italiano vi ringrazia per Beppe Vessicchio di nuovo a dirigere l'orchestra. Sì, tra l'altro non sappiamo dov'è. Non sappiamo dov'è. Un po' che non lo vediamo. Ti giuro, non si sa mai dove sia, però comunque ad ogni modo... No, quella cover, sai cos'è? Che cantata da Anna Oxa, grandissima artista, canzone di Fossati, Guglielmini. Però cantata al maschile, senza cambiare il testo, prende una nuova... un nuovo significato in realtà acquista, quindi che secondo me è coerente, cioè come se ci fosse un po' un filo conduttore da così sbagliato, quindi no, cioè, grazie per accettarmi così sbagliato, io ti dico sono sbagliato, tu dici non importa, io ti accetto lo stesso, poi dici dov'è la gioia, dov'è, perché dopo che è passato un po' di tempo in realtà ti diceva così ma non è vero, non ti accettava, e allora e poi arrivi tu dici questa frase bellissima e un'emozione da poco che dice: la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza... Capisci, si chiude così. Ecco la cantata. Adesso ci terrei... Vabbè, ci eliminano la serata delle cover perché la cantata. Eliminare. Ci terrei esattamente. Devo chiedere al cameraman cosa ci terrei a dire due cose sul maestro Beppe Vessicchio. Dai, due. Velocemente. La prima è che Vessicchio... Sto facendo un'intervista intanto, perdono. Tanto complimenti, bellissimo maglioncino il cameraman, ottimo. Volevo dire a Vessicchio due cose. La prima è che Vessicchio ci siamo accorti, noi abbiamo chiamato perché lo stimiamo innanzitutto, perché è un amico oramai. Ma in realtà ci siamo accorti che Vessicchio unisce, cioè Vessicchio non ha haters, non esiste qualcuno che parla mai di Vessicchio, non è mai esistito e mai ci sarà. Seconda cosa che vorrei dire su Vessicchio è che noi faremo un tour teatrale con Vessicchio. Bravo, su questo te la partiremo. Ah, non fai più le mosse. No, non faccio più, su questo mi piace di più, bravo. È male che l'hai detto. Se. Faremo questo tour teatrale dal 17 di... marzo. E partiremo, faremo tutta Italia. Prima data, il 17 di marzo, sarà... A Palermo. Sicilia, poi proseguiremo. Lavoreremo non con un'orchestra sola di 20 elementi, ma con... 20 elementi. 20 orchestre.
tre orchestre diverse, davvero. Maestro Vessicchio ha avuto questo spunto che noi abbiamo subito approfittato, ha detto bellissima idea, ha detto ma perché non facciamo ogni nord, centro e sud localizzate tra diverse orchestre, anche perché saranno orchestre di giovani musicisti molto bravi, già maestri, però giovani, ed è bello anche dare l'opportunità a loro di avere dei palcoscenici, perché purtroppo in Italia, per chi fa il nostro mestiere, anche nell'ambito classico, non è facile. Una allora, salvietta, scusa, no, per essere tamburata. Vabbè, guarda, troppe emozioni e troppe informazioni. Invece io vi ringrazio perché avete fatto vivere ai nostri ascoltatori la cacciara bella del backstage. Perché l'idiozia poi, in realtà, che come ancora volete voi, regna nelle vibrazioni. Perché in realtà nel backstage quest'anno incontrate Achille Lauro, Piero Pelù, certo, e avete condiviso il forum, certo, a marzo con Nigiottone, Nigiotti, grande. Anche Nigiotti. E poi comunque veramente, no, devo dire che sì, il backstage è pieno di artisti amici, molto divertente, molto 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 divertente. Va bene, allora prima di salutarci... Speriamo di vincere comunque. Sei il primo che non ha superstizioni, lo vuole dire? No, ma sì, e tanto non vinciamo mai lo stesso, quindi voglio dire... Ma non è detto! E vabbè, basta, chi se ne frega, cioè, speriamo, tanto non si vince mai... Prima di salutarci, però il protagonista della vostra intervista è stato Paolo. Paolo, vieni, perché Paolo, ti hanno citato, Paolo, vieni. Paolo, vieni a salutare, bravo, il pubblico. Così fai vedere, vieni il tuo qua, maglione. Paolo, vieni. Bellissimo. Qua. Vieni qua. Un bel ecco Paolo, anche. Adesso non so chi faccio le inquadrature. Ciao Paolo, da dove vieni? Verona. Quanti anni hai? 31. Grande, sei pronto per affrontare questo Sanremo? Già da un po'. Bene. Gruppo preferito a Sanremo? Le Vibrazioni. Grande, bravo. E adesso però... E se posso, spero vincano loro. Bravo! Ma hai mai pensato di condurre una trasmissione Radio Bruno? È il tuo premio, scusa Paolo, adesso per i saluti finali delle Vibrazioni bisogna fare l'inquadratura. Anche okay? Un balletto, però con no, balletto. Posso andare io? Se mi dici grande, schiacciare Paolo, vado io e fai posto. Ragazzi, tutti insieme di là, se mi potete fare... Francesco, se puoi fare da lì tutti insieme un saluto. No, mi piace stare qua vicino a te. Vabbè, dai, grazie. Prego, figurati. Devo fare? Ciao. Aspetta, lo rifaccio. Siamo in diretta, no? Allora posso rifarlo. Ciao. Siamo le Vibrazioni. È sembrato più, siamo le Vibrazioni. Ciao, direttamente da Sanremo 2020, le Vibrazioni, 70° anniversario del Festival Rock and Roll. Un saluto agli amici di Radio Bruno. Ecco, punto. Bravissimi, oh, ragazzi. È finito, pazzesco. Okay. Sono diventati indipendenti, ragazzi. Sì, 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 sì. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,